Il Comune si aspetta che la città metropolitana possa darci il sostegno sia dal punto di vista strategico, appunto, ma anche economico. Noi siamo un comune in dissesto e quindi naturalmente tutto ciò che viene dall'esterno per noi è oro in questo momento, e per poter migliorare quelle che sono alcune opere pubbliche, ma soprattutto quella che è il sistema di vivibilità attualmente connesso alla nostra città. In che modo l'amministrazione comunale pensa di poter dare il proprio contributo ad una redazione condivisa del piano? Noi daremo il nostro contributo dando la massima disponibilità nel cooperare, nel mettere a disposizione quelli che sono i nostri uffici, l'ufficio tecnico per quanto riguarda sia i lavori pubblici che la stessa urbanistica, perché sono cose che spesso si intersecano tra di loro, e dando appunto quelle che sono le nostre idee, sia progettuali ma anche quelle che al momento sono astratte, ma che con il contributo della città metropolitana possano concretizzarsi a breve. La strategia della città metropolitana è quella di mettere insieme le istanze che provengono dai territori, ma il Comune di Melito ha individuato uno o due obiettivi da raggiungere attraverso il piano. Noi al momento ne abbiamo quattro sostanzialmente di obiettivi da raggiungere. Siamo certi che questi obiettivi possano essere raggiunti con l'impegno che la nostra amministrazione, ma in particolar modo la città metropolitana, possano mettere insieme. Oggi, senza la giusta cooperazione e appunto l'unione tra i vari enti, è difficile raggiungere quello che sia anche il minimo obiettivo. Siamo certi invece che in un tempo legittimamente minimo possano essere toccate quelle situazioni che vadano a migliorare, come ho detto precedentemente, le condizioni di vivibilità. Parliamo proprio delle situazioni minute che ogni giorno interessano i nostri cittadini e quindi interessano chi come noi si trova a governare. Quindi quattro obiettivi, in quale ambiente, in quale ambito? L'ambiente sono gli ambienti che riguarderemo sono quelli socio-ricreativo, la pedonalizzazione di alcune aree e naturalmente quello che è il sistema stradario connesso alle esigenze dei cittadini che sono cambiate nel corso degli ultimi anni. Va ricordato che Melito è una città che conta oltre 40.000 anime, è una di quelle più densamente abitate d'Europa e quindi naturalmente c'è bisogno di una serie di opere che 20 anni fa erano inimmaginabili e che oggi servono come il pane alla nostra città.